Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video a tema Harry Potter, oggi video in collaborazione col canale Nese Time. Agnese è molto conosciuta su YouTube, lei fa dei video davvero molto molto carini, si occupa di unboxing, di blind box, blind bag, di creazioni resina, fa davvero tantissime cose, recensisce giocattoli, è davvero molto molto carino il suo canale, quindi vi consiglio di andare a vederlo, vi lascio il suo link sia nelle schede che nell'info box e abbiamo deciso di fare un video in collaborazione dove ci scambiamo dei pacchi a sorpresa. Ebbene ragazzi, qualora voleste andare a vedere cosa ho inviato a Nese, vi basta cliccare su uno dei link che vi ho lasciato perché il suo video uscirà contemporaneamente al mio. Adesso io ho qui accanto a me il pacco che mi ha inviato Nese e questo pacco arriva da EMP. E c'è un motivo ragazzi, visto che Agnese voleva inviarmi delle cose potteriane ma temeva di inviarmi cose che fossero già in mio possesso, mi ha chiesto di scegliere su EMP qualcosa. Ebbene, visto che non volevo già sapere in anticipo quello che conteneva il pacco, ho deciso di prendere, indovinate cosa? Ebbene sì, ho preso delle nuove Blind Box Mystery Mini di Harry Potter serie 1. Nel video precedente, come avrete visto, qualora ve lo foste perso vi lascio il video nelle schede, ma ve li mostro anche adesso, ho già trovato tre nuovi personaggi. Io possedevo già Voldemort ed ho trovato il piccolo Crosta, Draco, e sono stato fortunatissimo perché ho trovato la professoressa McGranitt, che è rarissima, se ne trova una ogni 72 blind box, quindi è davvero molto molto rara. Ma adesso sono curiosissimo di andare ad aprire anche queste qui che mi ha inviato Nese e quindi bando alle ciance e apriamo immediatamente il pacco. Sono curiosissimo e spero di trovare vivamente le creature, gli animali, perché i personaggi mi piacciono ma gli animali sono davvero bellissimi. Allora, tiriamo fuori questa ed ecco qui. Allora, la prima è molto leggera, quindi promette molto bene. Anche la seconda è abbastanza leggera. La terza un pochino più pesante. Poi abbiamo come al solito il nostro adesivo di MP. Queste le trovate sul loro sito, le trovate ad un prezzo davvero basso e potete utilizzare anche i codici sconto che trovate ogni info box o che potete chiedermi senza problemi in privato. Io direi di cominciare da questa, che è quella un po' più pesantuccia. Vediamo cosa vado a trovare. Io vi ricordo che ogni personaggio ha una diversa rarità, la più comune è Hermione, una su 6, la più rara è la McGranitt in versione professoressa e anche in versione gatto, una su 72. Io vorrei trovare tantissimo o Greta Stinky, che è 1 su 12, Edwige, Fanny e soprattutto voglio trovare Nagini da poter mettere vicino al mio Voldemort, ci spero davvero tantissimo. Vi dico già che ho ordinato altre 4 di queste box giusto stamattina, quindi arriveranno altri di questi video. Ma adesso spacchettiamo questa confezione perché non sto più nella pelle. Eccola qui e andiamo a palpeggiarla. Sento degli occhiali, mi sa che questo è Harry. Harry 1 su 12, vediamo se ci ho azzeccato. Ebbene sì ragazzi, ecco qui Harry. Devo dire che è molto molto carino questo Harry, fatto davvero molto bene. Ha la sua divisa da studente di Hogwarts e ha gli occhiali fatti davvero benissimo. La sua cicatrice, i capelli scolpiti molto molto bene, mi piace davvero tanto e comunque non è un doppione. Quindi è andata abbastanza bene anche questa volta. Adesso passiamo alla seconda e vediamo cosa contiene. Ok, eccoci qui. Tiriamo fuori il sacchetto e andiamo a palpare. Spero non ci siano di nuovo degli occhiali. No, non sento degli occhiali, ma è comunque un personaggio. O Ron o di nuovo Draco, secondo me. Ron 1 su 12, Draco 1 su 24. Quindi molto più probabile che sia Ron. Vediamo un po' se ci ho azzeccato. Ebbene sì ragazzi, ho trovato anche Ron, ancora nessuna creatura, ma meglio un personaggio che un doppio. Quindi abbiamo trovato anche Ron, manca solo Hermione che è comunissima ma non l'ho ancora beccata e questo è un bene. Adesso spacchettiamo l'ultima box. Spero sia Nagini, ci spero davvero tantissimo, ma non sono così fortunato da trovare quelle che voglio, ma comunque mi è andata benissimo. Molto molto leggera questa busta, vediamo cosa c'è qui dentro. Credo sia Dobby.
Dobby molto molto interessante, anche Dobby mi piacerebbe metterlo vicino ai personaggi, visto che quello lì, Pop, è grande quanto Harry. Vediamo se è giusto anche questo. Sì, ragazzi, sì, ho beccato anche Dobby, che è davvero molto 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 bello, e non ho idea di quale sia la sua rarità, perché ho lanciato le scatole e adesso mi tocca andarla a recuperare. Eccola qui, ragazzi. Allora, Dobby rarità 1 su 24, quindi anche questo non proprio comunissimo. Sono stato molto fortunato e non vedo l'ora a questo punto di andare ad aprire le altre 4 che stanno per arrivare, perché voglio assolutamente trovare Nagini. Ormai è diventata un'ossessione, quindi le acquisterò ad oltranza fin quando non troverò Nagini, e dopotutto mi è andata bene finora, visto che non ho trovato neanche un doppio. Sono davvero super contento, ringrazio tantissimo Nese per avermi inviato queste 3 blind box, mi piacciono tantissimo, ne aprirei una montagna, ma purtroppo non posso, visto che hanno comunque un costo che è abbastanza importante, ma su MP le trovate comunque sempre scontate, e una blind box ogni tanto non fa mai male a nessuno. Io ve le straconsiglio, e poi naturalmente, qualora trovaste dei doppioni, potete unirvi al gruppo Telegram che trovate sotto in info box, e lì possiamo scambiarle, visto che tutti più o meno abbiamo qualche doppio in casa, tranne me, perché sono davvero fortunato in questo momento. E ragazzi, possiamo tranquillamente scambiarcele lì, perché siamo già in tanti, siamo davvero in parecchi, e vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi state dando. A questo punto, ragazzi, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per aver visto questo video fino alla fine. Mi raccomando, passate sul canale di Nese per andare a controllare cosa io ho inviato a lei. Le ho inviato un pacco con tante cose a sorpresa, quindi mi raccomando, non perdetevi il suo video, e mi raccomando, fatemi sapere sotto nei commenti se le avete già acquistate, se avete dei doppi potete usare anche i commenti per scambiare i vostri doppi. Io sono interessatissimo a Nagini, quindi qualora qualcuno lo avesse doppione, ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti, io sono anche ben disposto ad acquistarlo. Ragazzi, io a questo punto la smetto di blaterare e vi do appuntamento al prossimo video potteriano. Ciao!